corsi pubblicamente su temi come questo, passi con meglio sullo spazio, sugli UFO, è uno dei pochi scienziati che ha il coraggio e soprattutto la capacità divulgativa per esporre argomenti così particolari. Se è tutto pronto, io darei, aspettiamo il traduttore, anche se le immagini sono talmente belle che si capiscono, però aspettiamo un attimo Paolo che aspettare di fare qualche dell'altro che non sta sentendo. Yesterday I spoke about some kind of possible scenario to contact aliens. Allora, ieri ho parlato a proposito di qualche possibile scenario, a proposito appunto di come contattare gli alieni. Today I would like to speak about who afraid of aliens and who is opposite to the change of paradigma of humanity. Ora, oggi invece vorrei parlare di chi ha paura degli alieni e chi si oppone al cambio di questo paradigma dell'umanità. Today I heard three very interesting lectures. First lecture of the Italian presentation, second the Norwegian colleagues, and third the American. Ora, questa mattina ho avuto modo di assistere a tre presentazioni molto interessanti, prima di tutto il collega italiano, il collega norvegese e infine il collega americano del progetto Globo. I heard some things that very good examples of my speech. E ho sentito qualcosa che suonava come musica alle mie orecchie, potremmo dire, perché veramente si accordava con quello che adesso andremo a vedere. We try to find some kind of aliens in the universe, contact in the future, maybe they help us. Ora, noi stiamo alla ricerca di un qualche modo per poter contattare qualche alieno, e forse magari loro, può darsi che ci stiano anche aiutando. But the last 20-30 years we feel that somebody, some organization is opposite of this process. Ma nel corso degli ultimi 20-30 anni ci siamo resi conto che una qualche organizzazione si oppone proprio a questo. To understand what you need to change in our paradigma, we must understand the current paradigm. Ora, per comprendere cosa dobbiamo cambiare, come dobbiamo effettuare questo cambiamento di paradigma, naturalmente dobbiamo prima di tutto conoscere a fondo il nostro attuale paradigma. I'm a physicist and I would like to point your attention in the problems of the science. Ora, io sono un fisico e vorrei appunto indirizzare la vostra attenzione sui problemi della scienza. And to show you what is the problems in our knowledge now. E mostrarvi quali sono i punti problematici nella nostra massa attuale di conoscenze. After that I would like to show what is our problems in the social life. Dopodiché vorrei mostrarvi quali sono invece i problemi a livello della nostra vita sociale. And to understand what is the difficult to in for the future contact. E cercare di capire alla luce di questo quali sono le difficoltà per un possibile futuro contatto. I think who is afraid of the aliens. This question I thought for this I have some kind of analysis of science. Ora ecco, la prima domanda è chi ha paura degli alieni? Ecco, cerchiamo appunto adesso di rispondere a questa domanda. Però questa domanda la possiamo scomporre in vari fattori. First of all, yes, first of all, what about the science? What happened with society of our planet and who stopped our development now? Ora, questa domanda, abbiamo detto, si scompone in queste tre. Che cosa abbiamo a proposito della scienza? Che cosa succede alla società e al nostro pianeta? E perché la nostra società ha fermato in questi ultimi anni il proprio sviluppo? Science.
We think that the science now is stopped very sharp. Ora riteniamo che lo sviluppo scientifico abbia avuto un brusco arresto ultimamente. We have a lot of problems to understand what is the universe and how it started. Abbiamo un sacco di problemi a capire esattamente che cos'è l'universo e come ha avuto inizio. You don't understand the vacuum physics and info fields. Abbiamo problemi a capire la fisica del vuoto, il campo di informazione, i cosiddetti campi inflot e i cosiddetti universi paralleli. How many dimensions we have in the universe? Poi quante sono le dimensioni che compongono il nostro universo? And we don't understand what happened in the micro world. Non riusciamo a comprendere che cosa succede a livello microscopico. Because we don't know what is the huge field and what has happened there. Perché noi non sappiamo qual è. Perché non riusciamo a capire qual è il campo di Higgs, questo, e che cosa questo comporta. And how to understand if Einstein is not correct. E come riuscire a capire, a verificare se Einstein è corretto oppure no? Because our knowledge now show that we have a lot of problems to understanding all these things. Perché appunto la nostra attuale situazione mostra che abbiamo veramente tutta una grande serie di problemi a capire tutto quello che abbiamo visto fino adesso. The official scientific method is observation, hypothesis, experiment, analysis. New hypothesis experiments. This is the way of to our study, our search. Ora, questo è il metodo scientifico classico che consiste nelle varie fasi susseguenti di osservazione, formulazione di ipotesi, sperimentazione per valutare l'ipotesi, analisi finalizzate a confermare o essere, come si dice, rifiutate, formulazione di nuove ipotesi, successivi esperimenti, eccetera, e questo costituisce il classico metodo scientifico. My colleagues told that this is the general knowledge algorithm. Ora, un sacco di miei colleghi sanno, sono sicuri, mi hanno detto che secondo loro questo è l'algoritmo di tipo generale ed è solo quello che bisogna usare. When we start now to observe the universe, we ask if the Einstein theory is wrong. Ora, adesso che mentre ci mettiamo, accingiamo a osservare l'universo, cominciamo a chiederci, ma che cosa succede? Cosa potrebbe mai succedere se Einstein invece aveva torto? 100 years ago, the official physics started with Einstein theory. Un centinaio d'anni fa circa, la fisica ufficiale è nata con le teorie di Einstein. This is the fathers of now knowledge. Lui è il padre delle nostre attuali conoscenze. Ok, this is the dimension of the world around us. Ora, queste che vedete illustrate qui praticamente sono le dimensioni del mondo fisico che ci circonda. It's very strange that between one corner to the other corner of this picture is very different physics. Ora, quello che è il fattore strano, che magari può non saltare all'occhio, è che da un lato, da un estremo all'altro di questa scala che vedete qua, abbiamo due livelli di fisica molto molto diversi fra loro. It's very strange that we not understand some kind of correlation between these two knowledge. Ed è strano perché ci rendiamo conto che non siamo in grado di comprendere la correlazione fra gli estremi di questa delle conoscenze, insomma, di questa che vedete elencate in questa scala. When you speak about universe, the model of the universe, quando parliamo dell'universo, ovvero sia del modello dell'universo, or we use the Big Bang model. Ora usiamo sempre il cosiddetto modello del Big Bang. One moment from some kind of point, I don't know what kind of point, the universe burn. Ora, secondo questo modello, a un certo punto, da un qualche punto che non si sa, insomma, comunque un qualche punto, a un certo punto l'universo ha cominciato come a bruciare, a scoppiare. The macrophysics did not understand this model. Ora, il fatto è che chi si occupa di macrofisica non riesce a capire questo modello. But the microphysics explains. Ma invece,
coloro che si occupano di microfisica sono in grado di spiegarlo. This is the same picture of the burning of universe. Questa è una immagine che dimostra più o meno quello che abbiamo detto dell'esplosione, dell'iniziare dell'universo, del susseguirsi delle varie formazioni di corpi. In this moment we use this model, but we not understand what happened at the first moment. Ora, noi usiamo questo modello attualmente, però veramente dobbiamo dire che non conosciamo che cosa è successo nei primissimi momenti. This is the picture of situation of universe now. This is the rift emission. Ora qui vediamo in questa immagine la situazione attuale dell'universo per quanto riguarda la cosiddetta radiazione fossile. This is very interesting because this picture shows the distribution in the matter in the initial moment. Ora, questo è interessante perché questa disposizione attuale ci consente di capire qual era la disposizione della massa nel momento iniziale di questa grande esplosione. This means that the universe blow up very fast. Questo ci fa capire, e questo vuol dire che l'universo è, diciamo, scoppiato in un modo molto veloce. We call this model info model. Lo chiamiamo inflation model. Questo modello lo chiamiamo il modello inflattivo. I adore this picture because this show the distribution now of the universe. Ora, questa è un'immagine che mi piace tanto perché questa mostra la attuale espansione dell'universo. In the center of this picture you can see the our world now, but we not see another frontier. Ora, nel centro vedete la situazione, vedete l'osservatore con la sua situazione, il suo mondo attuale praticamente nei suoi dintorni, però come vedete non riusciamo a comprendere che cosa c'è lì dopo il confine. We now know that we observe only 5% of the matter of the universe. 95% is dark matter. Ora, il bello è che ormai ci siamo resi conto che quello che riusciamo ad osservare nell'universo, solamente il 5% è quello che noi riusciamo a osservare, e ci siamo allo stesso modo resi conto che il restante 95% della materia che compone l'universo noi non riusciamo a osservarlo. That's why I speak that our knowledge for this 5% is not universal scientific models for the universe. Ora, per questo io dico che questi modelli che noi formuliamo per questo 5% di quello che conosciamo non può essere certo considerato un modello valido per tutto l'universo. We must think about new paradigma. Ora, questo è il punto centrale, dobbiamo cominciare a pensare a un nuovo paradigma. More general, more strong. Più un paradigma di carattere più generale e più forte. Dark energy. The last 10-20 years we observed that our universe start to accelerate expand. Ora parliamo di energia oscura. Sono circa un 20 anni che abbiamo cominciato a osservare il fatto che il nostro universo sembra espandersi continuamente. That means that some kind of forces exist in the universe which we don't know. Questo vuol dire che nell'universo esiste, opera una qualche forza che noi comunque adesso non conosciamo. This is some kind of structure of the universe. Ora questa immagine dimostrava insomma also the structure of the galaxies and the clusters of galaxies. This is very very big pictures which I think the distance is 14 billions. Ora, queste sono delle immagini su una scala enorme che riprendono tutta una serie di galassie con delle distanze veramente enormi sull'ordine di 400 milioni di anni luce. This is the model of inflow flow field. We think that this is initial burning of the universe. Ora, questo è un modello, quello che vediamo rappresentato in questa immagine in movimento, è un modello del campo cosiddetto inflotto, ovvero sia inflattivo. From some kind of strange field. Ora, partendo da un qualche strano tipo di campo, we burn
the matter and we burn the space, we burn the time. Diciamo, bruciamo, per così dire, bruciamo la materia, come vedete in queste lo svolgersi di queste immagini, bruciamo lo spazio e bruciamo il tempo. To this moment we haven't any structures in the universe, no dimensions, no time. Ora, prima di questo non avevamo alcun tipo di struttura nell'universo, nessuna dimensione, niente tempo, nulla. The physicists named this vacuum, physical vacuum, or in flow. Ora, i fisici hanno dato un nome a questa situazione, la fisica del vuoto o campo in flotta, questa sigla che vedete qua. Yes, but in this moment we burn not only matter, we burn the information field. Ora, il punto è che in questo momento non solo la materia è stata, per così dire, bruciata, ma anche lo stesso, chiamiamolo, campo informativo, questo. Maybe this is the same of the consciousness, the mind. Ah, questo potrebbe essere successo. Questa cosa potrebbe essere successa allo stesso modo per quella che è la mente. This show us that in 17th century we make a very big fault in the science. Questo ci dimostra che intorno al 1700 noi abbiamo commesso un enorme errore a livello scientifico. When you burn the materialism, make a separation between mind and matter. Ora, perché questo è successo, che con l'avvento del materialismo abbiamo avuto una separazione netta fra la mente e la materia. But this model shows that they born together. Ma questo modello ci fa comprendere che sono, utilizzo il termine bruciati, anche se non è proprio, come si dice, forse comprensibilissimo, comunque che la mente e il lato fisico hanno avuto questo stesso processo, sono bruciati insieme. From this model, the physicists think that every peak here is one universe. Ora, quello che voi vedete qua, secondo i fisici, secondo questo modello, o ciascuno di questi picchi più o meno pronunciati che vedete, è un universo. This is more roughly picture of this. Questa è una rappresentazione più semplice, monodimensionale, di quella stessa immagine che abbiamo vista, che invece era tridimensionale. Abbiamo due universi. This is our understanding for parallel worlds. Questa al momento attuale è la nostra comprensione per dei cosiddetti mondi paralleli. That means that our universe born, but another universe died. Questo vuol dire che comporta che mentre il nostro universo bruciava o esplodeva, se preferite, quando succedeva questo ce n'era un altro che in quello stesso momento moriva. This means that in the biggest universe, mega universe, we have infinite processes. Quindi questo vuol dire, questo significa, questo implica che nel, chiamiamolo, il mega universo, quello che comprende tutti gli universi, abbiamo un continuo succedersi di nascita, di morte, nascita, di morte, ma non c'è mai né una fine né un principio. This is very interesting thing, because special theory of Einstein give us limit speed. Ora, questo è molto interessante perché la teoria speciale della relatività, la teoria speciale della relatività di Einstein stabilisce uno specifico limite alla velocità della luce. This is the first difficult place in our knowledge for the universe. Ora, questo è il primo punto problematico a livello della nostra conoscenza dell'universo. Because if we'd like to have a stable system like a universe. Perché se volessimo avere appunto un sistema stabile, cioè appunto un universo, you must have interaction between each part of this universe every moment. Ora, questo vuol dire che occorre avere la possibilità che esistano interazioni fra le diverse parti di questo universo in qualsiasi istante, in ogni singolo istante. But in theory of Einstein is not possible. Ma questo the speed
Ma siccome appunto nella teoria di Einstein che fissa un limite concreto alla velocità della luce, questo naturalmente non può succedere. Ora, queste sono un'immagine che cerca di descrivere l'esplosione di alcuni diversi universi. The second question is how many dimensions have our world? Seconda domanda: quante sono le dimensioni che compongono il nostro mondo? Because we live in the three-dimensional world. Perché noi viviamo in un mondo tridimensionale. But in micro world we use 11 dimensions. Però invece il bello è che nel mondo, a livello del mondo microscopico, noi facciamo uso di 11 dimensioni. And in fact, in vacuum we have zero dimension. E invece nel vuoto, quello che chiamiamo vuoto, le dimensioni sono nulle, cioè zero. This is the picture which is asked to show that our world is not three dimensional because we find some kind of places which is not our world. Ora in questa immagine, this is a picture of some kind of four or three dimensions. In questa immagine cerca di rappresentare quelle che sono le quattro dimensioni invece che le tre alle quali siamo abituati di solito. This is our understanding of three-dimensional worlds. Questa è la nostra comprensione del mondo tridimensionale. This is our understanding of the future of the universe, the spherical, the geometry of Riemann o the Euclid geometry. Ora questo praticamente illustra quello che può essere che può essere il futuro del nostro universo. The first one is Dobrochevsky spherical. Allora, il primo è, secondo la teoria di Dobrochevsky, è sferico, questo che vedete, mentre secondo la teoria di Riemann, mentre invece il terzo è l'universo di tipo euclideo che conosciamo di più, piatto. The equation of Einstein give us information about geometry and about energy. Ora, l'equazione di Einstein ci fornisce informazioni a proposito della geometria e a proposito dell'energia. The one part of this equation, un lato di questa equazione che vi illustro adesso, this part is geometry, this part is gravity and energy. Allora la prima parte a sinistra dell'uguale, che è questo qua, è la componente geometrica, mentre questa a destra dell'uguale è la componente energetica. This is the general relativistic theory. I am not speak opposite of them. Ora questa è quello che prevede la teoria della relatività generale. Non mi sto discostando da essa, non voglio parlare di questo. Because maybe this is a theory of our world. Perché magari questa qui potrebbe essere effettivamente la teoria che descrive effettivamente il nostro mondo. We cannot understand the right part of this equation. Ora il fatto è che noi non comprendiamo in effetti la parte destra, a destra dell'uguale di questa equazione. This is the very big question now for our world. Questa è la domanda veramente fondamentale per la comprensione del nostro mondo. There are the dark matter, there are the dark energy, there are some kind of other energies which we don't know. Qui in questi termini, da questa parte abbiamo l'energia oscura, abbiamo la materia oscura e ancora qualcos'altro che sappiamo più o meno che c'è ma che non comprendiamo. And that's why we don't know the real geometry of our world. Ecco perché possiamo dire di non conoscere la vera geometria del nostro mondo. Okay. I thought about some kind of how many dimensions. Abbiamo già visto appunto più o meno il discorso sulle varie dimensioni. The very big question that I mentioned yesterday, that some of people which try to explain the crop circles, I told you for them yesterday. Ora, la question about the crop circles. Ora, la domanda fondamentale che abbiamo visto ieri mattina a proposito che tormenta coloro che cercano di interpretare i crop circles o acroglifi che si voglia.
if we not understand is this structures is some kind of projection of many dimensional figures. Ora quello che noi non comprendiamo è se effettivamente queste figure the crop circles is projection. Se effettivamente non comprendiamo, non siamo veramente in grado di renderci conto se queste figure che noi vediamo come acroglifi sono veramente delle proiezioni provenienti da altre dimensioni. This is very difficult mathematical problems to solve this problem. Ora questi sono dei problemi matematici molto molto difficili da risolvere. Because in two dimensional world to project some kind of any dimension is very difficult to make a opposite process. Perché vi potete ben immaginare che se immaginate un mondo bidimensionale è veramente molto difficile riuscire a concepire una terza dimensione come potrebbe essere l'altezza. This is example of different kind of dimension models. Ora questi sono, che vedete in queste immagini, sono delle esemplificazioni di diversi modelli che potrebbero che rappresentano quello che il nostro universo potrebbe, la struttura che potrebbe assumere. Ok. The next question is connected with the micro world. Allora, la prossima domanda invece è a che fare con il mondo microscopico. In string theory, maybe this like a string theory, this picture. Nell'ambito della teoria delle stringhe o superstringhe, come si dice in italiano, che questa immagine cerca di rappresentare. Every energy, every particle or some kind of this, because in the microwave it's not possible to speak about particles. In questa dimensione, noi abbiamo in questa dimensione microscopica, noi non è possibile parlare veramente di particelle, ma abbiamo più qualcosa che possiamo chiamare come delle stringhe, come delle corde. More easier to calculate all the processes is using the 11 dimension. Ora, un sistema che consente di effettuare più facilmente dei calcoli, parliamo sempre di livello teorico, è utilizzare l'ipotesi che prevede 11 dimensioni. One of the biggest questions of microwave and micro world is what is the problem about mass of particles, of mass of objects. Ora, a livello microscopico, uno dei più grandi problemi che affligge questo livello è cercare di capire cosa è la massa delle particelle, c'è o non c'è, che cos'è. We try to find this field, which is definite the mass of each particle. Ora cerchiamo, nella fisica teorica, di conoscere, di comprendere questo campo che consente di definire la massa di ogni singola particella. We can imagine that this field is, if the different particles move through this field, they have some different opposite forces between field and them. Ora noi possiamo cercare di comprendere questo campo immaginando che se una qualche particella cerca di attraversare questo campo, si crea una reazione opposta e contraria al movimento di questa particella. We name it these different forces the mass of different particles. Ora noi abbiamo chiamato queste differenti forze. The mass of those different particles. Chiamiamo queste forze come la massa delle varie particelle. The next question which is connected with micro world is what happened, because now we know the world to the level 1 minus 18 centimeter. Ora, la seconda domanda fondamentale, sempre rimanendo nell'ambito del mondo microscopico, è che cosa succede quando arriviamo a questa soglia di dimensione. Dimensione sarebbe 10 alla meno 18 centimetri, cioè veramente una cosa infima. But we know that the limit of this micro world is 1 minus 33 centimeters. Ora, quello che sappiamo, non sappiamo poi più di tanto, però quello che sappiamo comunque è che c'è un limite alle dimensioni che possono esistere nel mondo microscopico, e questo limite
è esattamente questo numero, 10 alla meno 33 centimetri. We understand that in microwave, micro world, we have the same physics like a macro physics. Ora, abbiamo già ben capito che nel mondo microscopico non valgono le stesse leggi che invece valgono nel mondo macroscopico. In microphysics it's very important to observe the place where we'd like to search. Ora, un fatto tipico nella ricerca nel mondo microfisico è che è molto importante andare a cercare nel punto specifico. This is very important because if you not observe in this direction, you can see anything. Ora, questo è molto importante perché ci siamo resi conto che se non facciamo questo, se non osserviamo in una direzione, un punto specifico, non riusciamo a vedere un bel niente. But if you observe, you saw the particle. Però se invece osserviamo proprio in quel punto, in quella direzione, riusciamo a, per così dire, beccare la particella. That I think that this is interaction between mind and matter. Ora, this is what you are thinking. Yes. Ora, io penso che questo effetto non sia altro che l'effetto di un'interazione fra la mente umana e la materia. This is the example of wormholes, but it is also the problem of microworlds. Ora, curiosamente, questo che vedete è un esempio che riprende quello che avevamo, mi pare, già visto prima del cosiddetto wormhole, cioè i condotti dimensionali che si afferma che possono esistere nello spazio. Però questo, questo però invece è riferito al mondo microscopico. The wormholes exist where we have a very big energy. Ora, questi wormholes, questi condotti dimensionali, credo che si dica in italiano correttamente, abbiamo visto che esistono laddove ci sono elevatissime concentrazioni di energia. The vacuum, maybe this is the media, yes, which very high energy. Ora, questo vuoto potrebbe essere proprio l'ambiente nel quale si sviluppano queste zone di elevatissima energia. This is the model like we born the particles from the vacuum. Ora qui in questa immagine cerca di rappresentare la modalità nel quale appunto abbiamo la dualità fra certe cose che ci possono apparire sia come particelle, ma ci possono anche apparire come onde. When I speak about the problems of mega physics that is not possible to contact to have a contact between two points every time. Ora io quando dicevo a proposito della macrofisica, quando dicevo che non è possibile fare in modo che in due punti vi sia uno scambio immediato di informazioni, cioè che due punti ricevano e condividono la stessa informazione nello stesso momento. In quantum physics is not this problem because two particles contact every moment. Ora, il bello è che nella fisica quantistica, yes, nella fisica quantistica questo problema non si pone, perché secondo la fisica quantistica qualsiasi due particelle sono comunque in contatto in modo continuo. Nevertheless, of the distance between them. E questo succede naturalmente senza alcun riguardo alla distanza che li separa. This was one of the biggest problems that Einstein not understand quantum physics. Ora, questo fu proprio questo fu uno dei principali motivi, il motivo principale per il quale il buon Einstein non riuscì mai a comprendere la fisica quantistica. And we now, you must something understand what is the real our physics. It is macrophysics or quantum physics. Ora arriviamo al punto, dopo che abbiamo visto entrambe, macro e micro, dove dobbiamo veramente cominciare a cercare di capire qual è veramente l'essenza reale della nostra fisica. È macro, è micro o che cosa? I explained that how to combine the speed of light. This is come cercare di combinare appunto i problemi relativi alla velocità limite della luce. This is very the problem what I told you that we must understand what is the real our physics.
Ora, appunto, come dicevo, il problema era cercare di capire effettivamente qual è il vero... knowledge we have classical physics, relativistic mechanics, quantum mechanics and quantum field theory. Allora, appunto, come dicevamo prima, il problema è di cercare di riuscire veramente a capire qual è la vera anima della nostra fisica. Ora, qui, oggi come oggi, abbiamo la meccanica classica, la meccanica relativistica, abbiamo la meccanica quantistica e abbiamo la teoria di campo quantico. Quindi queste sono le quattro teorie che compongono oggi la nostra conoscenza. This is the word forms. This is a picture that Einstein not understand the quantum mechanics. Questo illustra appunto il fatto che in modo spiritoso che Einstein veramente non fosse mai riuscito a comprendere la meccanica quantistica. Why I speak about this progress of physics? Because if the aliens exist. Ora, perché mai io sto cercando di trattare questi problemi della fisica? Lo sto facendo perché se veramente gli alieni esistono, if they fly around us with UFOs, se ci sorvolano a bordo di UFO, maybe they solve the problems with this paradigm of our human human being. Yes, no. Probabilmente se fanno questo è perché loro sono già riusciti a risolvere il problema adottando, come dicevamo prima, dei nuovi paradigmi. Ok, this is very important for us. Questo è molto importante. And I think that one of the biggest questions is if we contact with aliens or we observe aliens. Ora è molto importante capire questo, cioè io credo che se veramente riusciremo mai comunque a osservare per bene degli alieni o fare contatto con loro, we start to understand that we must change our paradigma. Dovremo sicuramente prima o poi cominciare a capire che dovremmo effettivamente cominciare a cambiare quello che è il nostro paradigma. This is not strange because in our history of evolution we changed few times our physical mind, the physical theory. Ora, questo in fin dei conti non è poi tanto strano, perché comunque noi nel corso della nostra esistenza come civiltà umana abbiamo cambiato diverse volte, diciamo, di paradigma. Remember Aristotle, Newton, Einstein. Ricordate, insomma, quello che è successo con Aristotele, Newton, con Einstein. It's not very, very difficult to have a new level. Ora, non dovrebbe essere molto difficile arrivare a un nuovo livello. That's idea to the change of physical paradigm. Cioè appunto arrivare a un cambio di paradigma adottando e sviluppando un nuovo. Okay. I go faster. This is some kind of picture of if you have some dynamics of boring the different universes. Ora questa è un'immagine animata che cerca di un po' di illustrare quello che succede laddove entro il mega universo abbiamo la nascita e la morte contemporanea e successiva di vari universi. Some burning, some die. Alcuni muoiono, alcuni esplodono, si sviluppano in quel momento, un processo infinito che vedete rappresentato. This is the question that if they exist. I would like to show. I showed this picture yesterday also. This is the distance between our solar system and the stars near us. Ora questa abbiamo già visto queste immagini ieri, l'avevo già fatto vedere. Praticamente questa descrive la distanza dal nostro Sole fino alla prima stella o le primissime stelle più vicine, che sono queste qua. Our paradigma give us some kind of limits to move in the universe. Ora il nostro attuale paradigma ci pone dei limiti nella possibilità di movimento entro questo universo. For our knowledge now, the highest level is photon rockets. Ora, al nostro momento attuale, allo stato attuale delle nostre conoscenze, il migliore sistema di propulsione, cioè il migliore sistema per muoversi, è la cosiddetta propulsione, i razzi a propulsione fotonica. But you can understand that it is not possible to fly thousands
Ma comunque, nonostante tutto, voi comprenderete che anche con questo sistema non è assolutamente possibile poter volare, poter effettuare viaggi di milioni di chilometri. Yes, the nearest stars is about which where they, we have some kind of solar system with terrestrial planets. They are at the distance 20, 30 light years from us. Ora perché le prime stelle di cui siamo a conoscenza che hanno qualche sistema solare con dei pianeti simili al nostro sono almeno 20-30 anni luce, alla distanza di almeno 20 o 30 anni luce. If they come here, maybe they use another physics. Ora, come dicevamo, se questi qua, questi alieni ipotetici arrivano qua, vuol dire che lo fanno, sono in grado di farlo perché usano un altro tipo di fisica. Maybe this is the wrong hole. Magari potrebbe, questo sistema potrebbe essere costituito dai cosiddetti wormhole, cioè condotti dimensionali. This is the wormhole which for our physics is possible. Questo è un modello di quello che secondo la nostra attuale fisica è un possibile wormhole, cioè un condotto dimensionale. The second part of my speech is our civilization. Ora, veniamo adesso alla seconda parte del discorso, che tratterà della nostra attuale civiltà. The first is our brain and information field. La prima parte di questo discorso riguarda il cervello umano e il cosiddetto campo informativo, campo dell'informazione. The second is consciousness and quantum physics. Il secondo concerne i rapporti fra la nostra consapevolezza umana e la cosiddetta fisica del vuoto. The formation of reality. Poi abbiamo la formazione della realtà. How society prevents the humanity to become cosmic civilization. E poi vedremo come la società e i meccanismi della società attuale evitano, prevengono l'umanità e le impediscono di diventare una civiltà a livello cosmico. And the relation between science and religion. Infine, la relazione fra scienza e religione. Our place in the universe. We now think that we are on the top of this pyramid. In fact, we are only in small part. Ora, vediamo un po' il nostro posto nell'universo. Noi pensiamo di essere, questa è la natura, noi pensiamo di essere qui, su questa puntina qua, in cima. In realtà, qui siamo, né più né meno. This was our very big fault that we think that we are on the top of this pyramid. Questo è stato il nostro grande colossale errore, cioè quello di pensare di essere qui, in cima alla piramide, e così non è. This start when we divorce between mind, religion and materialism. Questo processo ha avuto inizio con il divorzio fra la mente, diciamo, e lo spirito, fra la mente e il corpo. We start to develop very very fast our technology and not think about nature. Abbiamo cominciato subito, proseguito a sviluppare molto rapidamente la nostra tecnologia senza pensare, senza minimamente occuparci della natura. This is the situation now. Ecco la situazione di oggi. We kill the nature around us. La situazione è che distruggiamo la natura che ci circonda. If we don't come back in the our place in the universe, maybe we destroy the universe, our nature. Se non riusciamo a riprendere quello che è il nostro proprio posto nell'universo, rischiamo veramente di distruggere tutta la natura, tutto il nostro mondo. This is very important to understand what happened around us. Questo è molto importante perché ci consente di capire che cosa sta succedendo intorno a noi. This is the temperature how is fire evolved. Questa immagine rappresenta l'aumento della temperatura che sta avvenendo. This is the picture how our work go through the understand from aliens. Ma questa penso che non abbia molto bisogno di spiegazioni, praticamente è una vignetta che fa capire cosa gli alieni potrebbero ritenere del nostro mondo. Infatti vedete l'alienuccio che sghignazza guardando fuori le nostre fabbriche con i camini che fumano, eccetera.
The human brain and universe field. Ora vediamo la relazione fra il cervello umano e il campo, quello che si chiama il campo universale delle informazioni. I think everybody knows that in our head we have 400 billion neurons. Ora penso che più o meno sappiate tutti che nella nostra testa abbiamo circa 400 miliardi di neuroni, cioè cellule cerebrali. Each second we take from the outside 4 billion bits information. Ora, il flusso informativo che noi ogni secondo apprendiamo, riceviamo dall'ambiente che si chiama 400 billion bits. E se riceviamo un flusso informativo stimato intorno a 400 miliardi di bit, intesi proprio come bit digitali. But we use only 10,000. Ma di questi ne usiamo solo 10,000. This is very strange because we make some kind of filtration of the information. Ora questo è strano, e questo indica che comunque noi in qualche modo effettuiamo inconsciamente una qualche sorta di filtraggio dell'informazione. Second one, that if we have this information, we make some kind of models in our head using the different neurons sets. Ora, il secondo punto è che di queste informazioni che noi appunto riceviamo, no, acquisiamo al nostro cervello, le utilizziamo make some kind of combination between some kind of neurons. Allora, queste informazioni hanno l'effetto di creare delle nuove combinazioni, nuovi collegamenti fra i vari neuroni. This is maybe the mechanism of burning the mind. Questo forse è il meccanismo che consente appunto di creare la conoscenza. But the question is, from where the information is in these neurons when we born? Ma poi quello che ci si chiede in questo momento è, che capiamo questo, è da dove riceviamo queste informazioni che poi vengono memorizzate nei nostri neuroni. We know the examples of genius which is too small children, they know a lot of things. Ora abbiamo per esempio, sappiamo, siamo corrente di casi di persone che vengono chiamate cosiddetti geni, che fin da piccoli, pochi anni di età, dimostrano già delle conoscenze elevatissime. From there they take this information initial time. Ora, da dove hanno mai preso all'inizio queste informazioni, questi individui geniali? One of the models is that our mind is like a computer, but it's not true. Ora, uno dei modelli è quello che vede la nostra mente funzionare come un computer, però questo non è vero, sappiamo ormai che non è così. Maybe this is the problem that last years nobody from the scientists studied. For example, heart, the problems of mind. The scientists not work, they must study heart, problem of mind. Forse per questo, questo è il motivo per il quale ultimamente non ci sono stati dei veri studi su quella che è la mente umana. This is the next question of problems of our paradigm. Questa è la seconda domanda nell'esame del nostro attuale paradigma. When we understand these problems, maybe we understand why or how we will become contact with aliens maybe one day. Perché? Questo è importante, perché quando riusciremo a capire questi problemi, avremo anche forse trovato il sistema, il modo per fare per poter effettivamente contattare questi alieni. Yesterday I told you that we have a lot of problems to contact with the animals of the world. Ieri mattina vi avevo detto che abbiamo già comunque, parliamo di alieni, ma abbiamo tantissimi problemi nel cercare di contattare semplicemente gli animali che popolano il nostro pianeta. Because when the people is not possible, for people is not possible to speak, they use the telepathy, but now we not use the telepathy. Perché insomma sembra che questi animali facciano comunque un uso della telepatia, però noi comunque ormai, sia come sia, noi comunque non siamo
abituati a usare la telepatia attualmente. When we start to speak and write and so on, we lose the telepathy of our mind. Probabilmente quando nel corso della nostra evoluzione abbiamo cominciato a fissare i nostri pensieri sulla carta e abbiamo cominciato a parlare, abbiamo probabilmente perso, proprio in quel momento abbiamo cominciato a perdere l'uso della funzione telepatica. This is one of the problems between religion and science now. Questo è uno dei vari problemi che si frappongono oggi come oggi fra la scienza e la religione. But my point of view that they must be work together to solve this problem. Ma il mio punto, la mia opinione è che questi punti non possono essere mantenuti separati se vogliamo in qualche modo risolvere questo problema. One of the to solve these problems, the new physics involve the definition of torsion field. Ora, uno dei sistemi principali che la nuova fisica cerca di utilizzare proprio per cercare di risolvere questi problemi è quello che vede l'utilizzo di questi che vengono chiamati campi di torsione. The torsion field, every particle which have mass, we have huge field. If you have charge, we have electromagnetic field. If we rotate the particle, you have torsion field. Ora, questo campo di torsione è quello che si ottiene quando una qualsiasi particella che ha la sua massa, che ha tutti i suoi attributi, viene sottoposta a rotazione. Quello che si ottiene in questo caso è proprio quello che si chiama il campo di torsione. Every body, every particle in universe rotate. Ogni cosa, ogni corpo, ma soprattutto ogni particella nell'universo ruota. Second one, we think that torsion field is the field of information field. Ora, il secondo punto importante è che noi pensiamo che questo campo di torsione sia proprio quello che costituisce il cosiddetto campo informativo. It carried the information through the universe. Il campo che trasporta l'informazione attraverso l'universo. And in the different dimension, this torsion field make part of electromagnetic gravitation and some form. E questo campo di torsione può avere un effetto come trasversale nell'ambito di diverse dimensioni dell'universo. This is few pictures which we'd like to connect with torsion field. Ora queste due immagini sono due immagini di qualcosa che ameremmo alla visione condizionale poter associare esattamente a dei campi di torsione. This is a schematic of torsion field. Questo è una rappresentazione schematica di un campo di torsione. This is some example what we think that torsion field is connected with pyramids. Ora questa è un'immagine che insomma mostra in qualche modo quello che noi pensiamo esserci, ovvero sia una qualche forma di connessione fra i campi di torsione e le piramidi. Why I think? Because there this kind of picture is real picture. Ora perché io dico questo? Perché vedete questa è un'immagine, quella che abbiamo visto prima era una rappresentazione, era un disegno. Questa this is the Kirlian photograph of pyramid. Questa è una immagine Kirlian, ripresa con la camera Kirlian, di una piramide. This is also Kirlian. Questa assomiglia, ma non è effettivamente propriamente parlando una foto Kirlian. Ok, this is some kind of picture of torsion field also. Un'altra rappresentazione dei campi di torsione. Formation of reality. Allora, adesso veniamo all'aspetto della formazione della realtà. I told that we have information every second 400 billion bits per second. Allora, abbiamo visto che assumiamo informazioni al ritmo di 400 miliardi di bit al secondo. We have emotion. Abbiamo emozioni. And we have some kind of knowledge. E abbiamo qualche forma di conoscenza. And all our life we built a very big library of knowledge. E nel corso di tutta la nostra vita noi mettiamo insieme una grande conoscenza, una grande libreria, diciamo, di conoscenze. This is our reality. Questa forma la nostra realtà. But I don't think that it is the true reality. Ma non penso che questa sia veramente la vera realtà.
Because a lot of information we lose. Perché noi perdiamo un sacco di informazioni, come avevamo visto prima. This is the some kind of idea what in the future they help us to largest our understanding of the reality. Ecco, questa immagine mostra un ipotetico modo nel quale gli alieni in un futuro potrebbero aiutarci a comprendere quella che è appunto la nostra zona, il nostro assetto nel mondo, il nostro posto nell'universo. To think like an alien. Come pensare come un alieno? I showed this picture yesterday, I show in few of my lectures also. Ieri sera mattina abbiamo visto questa immagine. Between monkey and us. Questa immagine illustra la differenza fra una scimmia e noi. We discovered this gene in our DNA. Abbiamo scoperto recentemente questo gene nel nostro DNA, con questa sigla. This is very special, which is not in any DNA in our world. Questo è un gene molto speciale che non si trova in alcun altro DNA nel nostro mondo. Maybe somebody give us this. Magari qualcuno ce l'ha dato, qualcuno da fuori forse. Maybe this is from the universe, from the aliens. Forse appunto da qualche alieno, chi lo sa. Maybe they help us to jump in our evolution. Forse in qualche fase ci hanno aiutato a fare un salto evolutivo. This is maybe the structure of our evolution if we not work very hard. Questa è una possibile illustrazione di quella che sarà la nostra evoluzione se insomma non ci comportiamo per bene. This is the example when they come and help us to jump in the evolution. Ecco, questa immagine appunto rappresenta quello che si diceva prima di quando gli alieni potrebbero essere venuti sulla Terra a aiutarci a fare questo salto evolutivo. Ok, I thought about questo gene che abbiamo detto prima. It's also this idea for this part of DNA. This is very strange because when we analyze every animal in our earth have the same DNA, but this part is not anywhere. Ora, parlando sempre di questo gene che abbiamo detto prima, sto dicendo nel 141, è strano perché quando analizziamo qualsiasi essere vivente in questo mondo non troviamo questo gene se non nell'essere umano. Maybe they help us. Magari ci hanno aiutato, come illustrate in queste immagini, chi lo sa. Ok. Va bene, allora. The next is what happened in social life. Ora, adesso veniamo al punto seguente. Che cosa è successo nell'ambito della vita di tipo sociale? Now we are in the very big crisis in the world. Ora siamo in una fase di crisi mondiale piuttosto acuta. We have not very big jump in the science and technology. We stop it. Non abbiamo avuto ultimamente grandi salti a livello di conoscenze scientifiche. We lose interest to the space. Abbiamo perso interesse nello spazio. We lose interest in the high physics. Abbiamo perso interesse nella ricerca a livello di fisica elevata. We think that universe is not for us. Pensiamo che l'universo non sia per noi. The people which have money told us that it's not very important to study the high energy or high physics or high universe. Per questo perché coloro che hanno i soldi ci hanno costretto a pensare che non è molto importante continuare a cercare di capire, investigare, conoscere la fisica, il mondo, eccetera. I'm working the Space Research Institute and I remember 50 years ago. Ora io lavoro all'Istituto di Ricerche Spaziali, mi ricordo che 40-50 anni fa, when we start to search the space, quando abbiamo cominciato la nostra ricerca spaziale, we are very, very big enthusiastic. Eravamo molto, molto entusiasti. But now we stick it around the world, around the earth, and not make some fantasy for the deep space. E adesso non facciamo altro che circolare intorno alla Terra, rimaniamo limitati a questo senza nemmeno provare, dal punto di vista ipotetico, a pensare all'esplorazione dello spazio. We don't
real interest to go to the moon, to the Mars or the Venus. Non abbiamo un vero interesse ad andare a esplorare la Luna, Marte, Venere, eccetera. The oligarchs told us that it's not necessary to study these planets. Gli oligarchi, coloro che compongono questa oligarchia, ci hanno detto che tutto sommato non è necessario per andare, non è necessario andare a studiare questi pianeti. The communists died. Abbiamo visto che il comunismo. But I think now the ship of capitalism also very unstable. Ma come il comunismo è annegato, qui vediamo che la nave del capitalismo oggi si trova in acque piuttosto tempestose. This means that we need a new paradigm and for social life also. Questo vuol dire che anche a livello sociale abbiamo bisogno di un nuovo paradigma. Okay, final my talks. Infine. This is the future. Questo è il futuro. Okay. Who afraid from the of aliens and who opposite of to change our paradigm? Allora, torniamo alla domanda iniziale. Chi ha paura degli alieni e chi ha paura, chi ci impedisce di cambiare il nostro attuale paradigma? The first is financial oligarchs. Financial oligarchs. Prima di tutto abbiamo le oligarchie di tipo finanziario. And the ruling class. E la classe sociale, e la classe al potere. Second is military and their structures. Secondo, abbiamo i militari e tutta la loro infrastruttura. Fourth, this is the conservative and financial dependent scientists. Ora, al terzo posto, abbiamo gli scienziati, notate fra virgolette, gli scienziati di tipo conservatore e dipendenti dal potere finanziario. And the final is the non-thinkable religion persons. E infine abbiamo i coloro che sono le personalità religiose conservatori, conservatrici. If the aliens exist now, the oligarchs is lose their forces. Ora, il fatto è che se gli alieni veramente esistono, gli oligarchi andranno a seguito di questo a perdere il loro potere. If we have contact with aliens extraterrestrials, se avremo contatti con alieni, con extraterrestri, and they're not aggressive, e non sono aggressivi, we will understand that we have another possibility in our social evolution. Andremo a capire inevitabilmente che noi abbiamo un'altra possibilità a livello di evoluzione sociale. And the oligarchs lose his forces, his power. A seguito di questo, gli oligarchi andranno a perdere tutta la loro forza, tutto il loro potere. That's why they now keep the information from the aliens or for some kind of contacts. Ecco perché questo è il motivo per il quale essi adesso attualmente mantengono sotto segreto tutte le informazioni relative agli alieni o ai contatti. Today we heard in the first lecture and the American speakers that how the government keep the information. Ora abbiamo visto oggi nel primo intervento e nell'intervento dell'ex militare americano come i governi trattengono le informazioni. They give a lot of money for some kind of film production to show that aliens is aggressive. E sborsano tanti soldi, tante risorse finanziarie per produrre filmati che mostrano, non fanno altro che far vedere alieni cattivi. They give a lot of money in education because education like religion now. They, if you not study this physics, you're crazy. E danno anche, allocano tante risorse finanziarie proprio indirizzate a fare in modo che la gente studi, rimanga limitata nello studio alle attuali conoscenze, dicendo se tu non studi quello che tu sappiamo, vuol dire che sei semplicemente pazzacchione. This is the method of opposite to change the paradigm. Questo è, in poche parole, il metodo che si oppone al cambiamento di paradigma. And last one, they reduce our funds for the research. E infine abbiamo la riduzione dei finanziamenti per mirati a cercare di preparare l'umanità al contatto con gli alieni. Nevertheless, that in the world there are a lot of money, they told us it's not money for the research.
e benché nel mondo insomma, le risorse finanziarie non mancano, questi continuano a dire che non ce ne sono abbastanza per finanziare la ricerca. Military. The military is very near connected with oligarchs. Ora, vediamo l'aspetto per quanto riguarda i militari. I militari sono prima di tutto fortemente collegati con le oligarchie al potere. Because their interest, if the aliens is aggressive and to give them a lot of money to make a new weapons. Che praticamente utilizzano questo timore che gli alieni possono essere aggressivi per convincere appunto le oligarchie al potere a dare loro molti grandi finanziamenti per mettere insieme dei sistemi d'arma proprio per contrastare questa supposta minaccia aliena. They attack the UFOs to show that UFOs is aggressive. Attaccano gli UFO per mostrare che gli UFO sono aggressivi, logico, se poi rispondono quando sono attaccati. But the normal reaction, if anybody attack me, I'll be also attacked. Naturalmente è chiaro che se chiunque viene attaccato, la normale reazione è quella di rispondere. Quindi, però utilizzano questa tattica proprio per dire guardate, gli UFO sono cattivi, ci hanno addirittura sparato. This is the third law of the physics, the Newton physics. Questa è la terza legge della fisica, la legge di Newton. Ok. The conservation and financial dependent physicist. Quindi vediamo il penultimo punto, i cosiddetti scienziati, fra virgolette, scienziati conservativi che sono finanziariamente dipendenti dalle oligarchie al potere. I'm the physicist, I'm the scientist. Io sono fisico, sono uno scienziato. I understand that if the government not give us the money for the research, e so bene it's not possible to make new science. Io sono fisico, uno scienziato e sono bene. Mi rendo bene conto che se il governo non ci alloca dei fondi necessari alle ricerche noi non possiamo fare nulla. A lot of my colleagues don't like to dream about aliens or the new science because they depend on the money of oligarchs. Tanti miei colleghi non si azzardano nemmeno a sognare, a pensarci a proposito di alieni e dei nuovi paradigmi proprio perché sono dipendenti da queste oligarchie al potere. My colleagues and I, we have a lot of problems with our government to study UFOs or aliens in Bulgaria. E come potrete immaginare, in Bulgaria noi, io e i miei colleghi, abbiamo molti problemi per uscire effettivamente in questo studio degli UFO. And the second one, if we understand the universe, the aliens, we understand that maybe we have wrong physics now, we must change everything. Poi il fatto è che se oltretutto noi studiamo questi alieni, magari molto probabilmente finiremo per capire che i nostri principi sui quali si basa la nostra attuale fisica sono totalmente sbagliati. So my colleagues are afraid from these dramatic changes in their life. Per questo motivo i miei colleghi rifuggono da questi quelli che potrebbero essere i drammatici cambiamenti delle loro vite. I think this is normal reaction to sleep or life. Penso che questa sia una reazione tutto sommato normale di dormire, per così dire, per tutta la propria vita. Not make any risk movement. Non fare nessun movimento inutile. This is our physics how to go in the one year step. Ora vedete i vari movimenti della nostra fisica, diciamo, che guarda caso vanno tutti un po' verso il basso. Why go down? Perché vanno in basso? Galileo was scientist and philosopher. Ora perché vanno in basso? Perché vedete Galileo fu uno scienziato, non fu anche un filosofo. But the Einstein physics was pure mathematical, not philosophical. You not understand the world around us. We calculate everything, but not think about things. Ma vedete, Einstein è stato messo qui in basso perché Einstein non c'è teoria, è tutta matematica, non c'è pensiero, non c'è filosofia, non c'è niente. This is our very big fault in our science now. Questo, to lose philosophy. Questo è il grande errore della nostra scienza oggi, aver perso la connessione operativa con la filosofia. You make our world pure numbers. Abbiamo ridotto il nostro numero a un puro insieme di numeri, nudo e crudo.
For religion, I think it's the same like a scientist that the aliens for the religion people is to change they also paradigm, or religion paradigm. Ora veniamo all'ultimo punto, che è quello dei rappresentanti religiosi conservatori, e questa è una cosa molto simile al punto che abbiamo visto prima, perché anche in questo caso gli alieni andrebbero a smuovere tutto quanto e a forzare un cambio di quello specifico paradigma, in questo caso religioso. To solve the problem of the scientists and the religion people, I think the new marriage between them. Ora, per risolvere questo problema fra la comunità scientifica e la comunità religiosa, non si può fare a meno di un, fra virgolette, matrimonio fra questi due componenti. To make a new thinking. Sviluppare una nuova metodologia di pensiero che possa comprendere entrambe, cioè mind and matter together. Ovvero sia la mente e la materia insieme. This is some pictures that show that people from the region make some pictures. Ora, queste sono alcune immagini che mostrano appunto come alcune persone hanno fatto dei dipinti a carattere religioso dove sembrano esserci degli UFO. This is our future. Ecco il nostro futuro. I think this may be solve a lot of our problems. Questo io penso potrebbe. We must believe that they are very friendly. They like to help us, but they observe us when we solve our problems to help us. Ora, penso che questo ci potrebbe comunque aiutare molto. Io sono decisamente, fermamente convinto che loro siano amichevoli e che ci stanno osservando. When we solve our problems, they help us. E praticamente ci stanno osservando, però io sono convinto che quando avremo risolto i nostri problemi, quando noi avremo risolto i nostri problemi, potranno intervenire per aiutarci. Okay, this is my final lecture. In our lecture, I think this is the problem. We observe only part of the things. Ecco, così si conclude il mio intervento. Questo ricapitolando il mio problema principale, che vedete rappresentato, secondo me il problema principale. Noi osserviamo questo, ma vedete, la grande parte sta qui sotto, non lo vediamo. Thank you very much. Molto grazie.